Avengers, abbiamo scoperto una struttura server AIM ad alta sicurezza. Prendendo il controllo delle stazioni di accesso, dovrei riuscire a violare i loro sistemi e rubare preziose informazioni per la resistenza. State in guardia. Il complesso sarà difeso da sintoidi d'élite. Nemici! Mantenete il controllo della loro rete abbastanza a lungo da permettermi di infiltrarmi nel sistema di sicurezza AIM. Fate del vostro peggio, plebei! Dirigetevi al terminale, così potrò farvi entrare nel laboratorio. Addio! Dovete avere il controllo di tutti i terminali, o l'AIM potrebbe riuscire a respingermi. L'AIM ha mandato delle unità per fermarmi. L'AIM sta provando a respingermi dal sistema. Siamo addestrati! Sono dentro. Inizio l'accesso. State aiutando. Grazie. Riprendete il controllo di quel terminale, se possibile. Ok, mi serve un minuto. Facciamo 10. Inizio l'accesso. Ora sì che ci divertiamo! Grazie mille. L'AIM ha ripreso il controllo di un terminale. Inizio l'accesso. Attacco di cuore! Buonanotte! Mi state aiutando. Grazie. Sono entrato nel sistema di sicurezza dell'AIM.
Ottimo lavoro, Avengers. Sono riuscito a ottenere vari terabyte di informazioni dell'IM. Ci vorrà del tempo per analizzarle, ma torneranno molto utili alla Resistenza. Ti prego, dimmi che è una chiamata di piacere. Sì, vorrei intrattenermi con le tue particelle PIM. Devo rimpicciolire un acceleratore. Beh, allora dovrai infiltrarti in una struttura IM di massima sicurezza. Hai mai sentito parlare di Meridian? Non sarà facile entrare lì dentro. Quel posto non è uno scherzo. Guido? Devo dire che fai degli ottimi discorsi quando sei arrabbiato con noi. Ascolta, Nat. Siamo stati degli idioti. Sono... Per quanto adori vederti agitato, sembra che noi abbiamo del lavoro da fare. Posso farci entrare a Meridian? Noi? Siamo tutti coinvolti, no? Non c'è tempo da perdere. Quando mi hanno catturato, l'IM ha confiscato tutte le mie ricerche. Non hanno ancora capito come usare le particelle, ma saranno ben protette. Ok, non ci sono molti accessi per Meridian. Credo sia meglio prendere il controllo di uno dei loro treni hypercircuit e raggiungere direttamente il cuore dell'operazione. Posso violare i treni, ma così facendo lascerò esposto al formicaio. L'IM potrà localizzarci. Dovrete sbrigarvi. Quindi arriviamo in forza e distruggiamo la base. Bene, preferisco l'approccio diretto. Mentre ero infiltrata nell'IM, non ho mai avuto il permesso di vedere Meridian. Beh, Nat, stai per avere la tua occasione. Ti sto inviando le coordinate dell'ingresso della stazione Hypercircuit. Andiamo! Ma quante basi di... Cerca super segrete all'IM. Troppe. Ma la Meridian è la più importante di tutte, a parte il mio. Nervoso all'idea di usare le particelle PIM sulla tua armatura? È anche intelligente, ma le sue particelle PIM sono a dir poco instabili. Se riuscirà a farle funzionare potrebbe risolvere il problema, quindi speriamo in un miracolo. Lo sapete che vi sento, vero? Oh, Nat, l'abbiamo risolto. Cambia i canali. Thank you.
Buonanotte, dolcezza. Ecco la stazione Hypercircuit. È protetta da un campo di forza. Distruggete la fonte energetica del campo e io violerò il loro sistema per chiamare un treno. Attenti, abbiamo compagnia. Cercate un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. Questo non è bene. Questo non mi rassicura affatto. Sto incontrando dei fireball notevoli. Mi servirà più tempo. Ci penso io. Tu portaci su quel treno. Chi chiamerai? Hulkbuster! Non vi preoccupate, ce n'è abbastanza per tutti. L'intera struttura è in allerta. La caveremo. Ciu ciu! Tutti a bordo! Davvero, Tony? Accesso di sicurezza confermato, dottoressa Belova. Salga pure. Belova? Uno dei miei vecchi alias. Maledizione! Ci sono delle unità IM vicino al formicaio. Ci serve quel campione di particelle. Potremmo essere a corto di tempo, Hank. Non ancora!
Ci siamo quasi. Prendiamo quello per cui siamo venuti. Attenti, abbiamo compagnia! Cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Fate del vostro peggio! Vi mando Tio, uno dei miei agenti. Teletrasporterà voi e il campione di particelle qui al formicaio. Teletrasporto? Oh, sarà interessante. Vi prego, sbrigatevi prima che sia tardi! Ho scelto la parte sbagliata. Yeah.
Ringrazio per l'aiuto. Questo lo senti? Essere lì. Avengers, presto! Dove sono le particelle PIM? Riportaci al formicaio, hanno bisogno di noi. Siete richiesti in prima linea. Prenditi forti, dovrebbe essere un viaggio movimentato. Ah, grazie. Consegnerò le particelle al dottor PIM. Che cos'è? Ehi, amico della Resistenza, ti spiace spiegarci? Ah, siamo in un rifugio vicino al formicaio. Non mi sembra molto sicuro. Pico! Avengers, andate a guadagnare tempo! Che cavolo sta succedendo? Voi tenete occupata quella cosa! Io vi raggiungerò appena posso! Quella cosa? Come si vede? D'accordo! Sono arrivati gli Avengers! Andiamo! Buonanotte! Si mette male. La macchina dell'AIM arriverà nel giro di pochi minuti. Allora facciamola fuori. Volete vedere tutte le mie armi? Va bene. Colpite le prese d'aria sulle gambe. Ottimo lavoro. Ora, mirate all'occhio. Allora è vero che fa. Attenzione.
Le prese d'aria laterali si stanno surriscaldando. Colpitele. Attenzione, si sta impennando. Concentratevi sull'occhio. Sono di nuovo vulnerabili. Stark a terra! Sono arrivati i rinforzi!
IM! Signore, rilevo grosse tracce di teletrasporto. Accidenti! Hank, devi evacuare il formicaio, subito! Non credo proprio. Hank, non mi sembra pronto. Dai, Tony, rilassati un po'. Incredibile! Ha funzionato! Congratulazioni, dottor Pym. La resistenza ha una nuova arma notevole. Sono quasi carini quando sono piccoli. Grazie, ragazzi. Vi devo un favore. Grazie per il vostro aiuto. Farò portare le particelle PIM che vi servono alla Chimera. Grazie, Doc. So che non serve a niente, ma lo dico lo stesso. Fate attenzione. Farò del mio meglio. Grazie, ne avrò bisogno. Quindi, cos'è esattamente questo Starburst? Raggiungimi nel laboratorio tecnico, ragazza, e potrai vederlo di persona. Buona fortuna, Tony. Grazie, Nat. Tutti i test precedenti sono finiti male. Ma con questo nuovo acceleratore miniaturizzato ho una possibilità. Sembra incredibile. Perché lo è? Un progetto da 1,4 miliardi di dollari. Potrò anche incenerirmi durante il decollo, ma lo farò con stile. Sistemi pronti, signore. Ma l'avverto, c'è una grande tempesta sulla sua traiettoria di volo. Piove sul bagnato. Beh, non possiamo più aspettare. Tony! Ho caricato della musica per darti la carica. Ah,
Oh, no. Non preoccuparti, non è mia. Ce la puoi fare. Ti ringrazio. Ok. 3, 2, 1. Atterraggio perfetto. Ok. Maledizione. I repulsori hanno poca energia. Speriamo che questo posto non sia pieno di guardie. Ok, vediamo cosa c'è qui. Aspetta un attimo. Non ha alcun senso. Formula rigenerativa. Spiegherebbe la testa enorme di Tarton. È la sua fonte. Probabilmente qualche povero inumano. Ok, troviamo quella porta. Che ci vuole? Salvo l'inumano, niente più formula rigenerativa, niente più adattoidi, feste e patti in 5 per tutti. Toc, toc. C'è nessuno in casa? Questa volta senza segnare. Rilevata forma di vita non autorizzata. Ah, ehi! Intende me?
guardie robot non si sono svegliate così, dubito che lo faranno. Distruggendo la camera stagna, non ho risvegliato i cani da guardia. Forse sono programmati per tenere qualcosa dentro, non fuori. Bingo! Oh no! Non è affatto inquietante. Vivo. Tony, aspetta. Che cos'è questa roba? Dove mi trovo? Oh, ti ho preso. Tony, mi stai abbracciando. Cosa? No, non volevo che cadessi. E allora perché non mi lasci? Beh, io... Pensavamo che... Cioè, io pensavo che... Bentornato, Cap. Sono un po' confuso. Sì, forza. Usciamo da qui, dai. Ehi, aspetta. Tarleton. È sopravvissuto. Tarleton? Ma che importa? Era troppo vicino all'esplosione. È sopravvissuto, grazie a te, a quanto pare. E a Monica, se vogliamo credere ai telegiornali. Non ha alcun senso. Ok, preso. L'evacuazione. Tutte quelle persone. Sì, poi ti racconto. Riesci a camminare? Sì, ok. Sto bene, andiamo. Ecco il cap che ricordo. Forza. Ok, qual è il piano? Dobbiamo trovare una capsula di salvataggio e metterci in salvo. Stai improvvisando, vero? Sì, io non pensavo che sarei arrivato fino a qui. Sì. Tony, dove sono gli altri? Dove siamo? Oh, beh... Nello spazio. Mio Dio, non stavi scherzando? No. Come andare in bicicletta? È tutta in discesa. Pronto a saltare? Tony, che succede? È una lunga storia. Per quanto tempo? Oh, beh, 5 anni. Per qua standard è solo un sonnellino. Inizio a credere che qualcuno mi preferisca congelato. Vedi? Inizi già a fare battute. Banali. Ma questo è normale per te. Quanta fretta di andartene. Monica, quanto tempo!
Non credo che il tuo amico Tarleton fosse entusiasta di usare il sangue di un supereroe per rimpiazzare i supereroi. Lui non si occupa dei dettagli. Interrompete ciò che state facendo, subito. Aspetta un attimo. Sorge non sa niente di tutto questo, vero? E non lo saprà mai. Sequenza di autodistruzione avviata. Oh, l'abbiamo fatta arrabbiare. Tony! Ti sto lavorando! Ok, fatto! Andiamo! Che diavolo! Non fare caso ai robot assassini! Presto! Aprila! Ti sto provando! Per essere morto ne hai di pretese! Come usare la forza bruta? Perché non l'hai fatto subito? Questa dannata cosa è bloccata! Attenzione! Prendi l'altro lato. Siamo quasi! Tony! Abbiamo compagnia! Non c'è tempo per combattere! Andiamo! Attento! Ah, maledizione! Attento al vetro, Cap! Non può sostenere il tuo peso! Ci siamo quasi, Cap!